realtà io lo amo questo cacchio di paese. E non solo per le opere, per il panorama, per il cibo, per le persone. Ma anche perché ci sono i fottuti migliori comici del pianeta. Fanculo Luttazzi, fanculo Crozza, fanculo Checco Zalone. Io mi guardo le dichiarazioni di Gasparri. Cioè, questi tipi sono geniali, fingono di essere dei completi rincoglioniti per fare delle battute finissime. Oh, la sapete l'ultima battutona? Il mondo civile ci richiede il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali. I nostri comici fingono di non capire che cosa significhi. Iniziano a rispondere in maniera confusa e a condividere delle linee di pensiero che sono più consone alla Sierra Leone. Cioè, bellissimo! Oh, qua arriva la battutona. In risposta ai milioni di manifestanti nelle piazze che chiedono il riconoscimento di tali diritti, loro rispondono: Family Day! Mentre le piazze italiane del mondo si tingono di arcobaleno, loro prendono un palazzone grigio e ci scrivono: Family Day! Dai, fa ridere, su! Che cos'è il Family Day? È la giornata della famiglia. Vabbè, detto così non fa ridere. Dove sarebbe la battuta? Battuta sta nel fatto che quello che intendono loro per famiglia è una sola cosa, che poi è la stessa che viene accettata sia dal Terzo Reich che dal Ku Klux Klan. Dai, come non ridete, raga, è una battuta, è un controsenso, è un ossimoro. Allora non gliene frega niente della famiglia, capivi? Cioè, loro non gli frega niente. L'importante è non dire gay, quelli sono froci. Dai, che fa ridere. Cioè, l'evento si chiama Family Day, dai. Loro sono l'ISIS cattolico italiano, dai. Vabbè, a noi non ce ne frega niente della vita privata delle persone. Ma hai capito la battuta, l'ossimoro? Loro sono quelli della famiglia tradizionale cattolica. È geniale. È meglio rimanere in silenzio ed essere considerati imbecilli piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Meglio dire qualcosa, altrimenti penseranno che sei stupido. A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene, nel senso che c'è l'articolo che sopprime il comma della legge del tale anno, insomma...